Salve, brevissimo video, il 4 dicembre 2016 si voterà per il referendum sulla riforma costituzionale che è stata approvata da tutti e due i rami del Parlamento 3+3 volte e arriva a noi cittadini che possiamo approvarla oppure respingerla. Cosa c'è da sapere? Beh, fino adesso ce l'hanno detto pochissimo sui giornali, in televisione, preferiscono parlare d'altro perché lo sanno che noi voteremo per simpatia, perché quello è antipatico, votiamo contro quello, mandiamo a casa l'altro, eccetera. In verità, il giorno dopo, il 5 dicembre, l'unica cosa che siamo certi di avere è che sarà una riforma approvata o bocciata e tutto il resto passerà in secondo piano. Ovviamente, se vincerà il sì, il governo dirà, beh, abbiamo vinto, se vincerà il no, chi si sta opponendo al no dentro e fuori governo dirà beh abbiamo vinto eccetera, ma poi la cosa che rimarrà nei prossimi anni non sarà tanto il governo attuale o l'opposizione o la finanza internazionale che vuole o non vuole a giorni alterni questa riforma, ma rimarrà se questa riforma farà parte della Costituzione oppure no. Molti di voi mi hanno detto beh sai dovresti spiegarci come funziona eccetera. Io non sono un esperto, nessuno di noi, quasi nessuno di noi è esperto di Costituzione e può giudicare se questa riforma sarà un bene o un male per noi cittadini. Ce ne stanno raccontando di tutti i colori e quello di cui siamo sicuri è che ci stanno fregando l'ennesima volta. Ma per evitare di farci fregare ancora, cerchiamo almeno di capire un po' di cosa si parla. Poi facciamo le nostre valutazioni, io non ho ancora deciso se votare sì o no, vado un po' a giorni alterni, quindi vi auguro di avere la sicurezza che vedo tanto in giro, vota così o vota colà, perché io sinceramente dopo tanto studio di questa riforma, io questa sicurezza non ce l'ho, beati questi, va? E andiamo subito al merito della questione, di cosa si parla? Le parti della riforma che sono un po' più interessanti o che hanno un po' più impatto per noi cittadini sono, secondo me, tre: il superamento del bicameralismo paritario, la riforma del titolo quinto della Costituzione e qualche norma nuova sui referendum. Come funziona l'attuale bicameralismo paritario e come cambierebbe il sistema di approvazione delle leggi? Adesso le leggi devono essere approvate da tutte e due le Camere, prima dalla Camera e poi dal Senato, o viceversa. Se una delle due Camere la respinge, questa legge torna alla Camera di partenza e così via. Lo chiamano ping pong, navetta, un po' come gli pare, ma è questo il funzionamento. In genere, in pratica, cosa succede? Che la maggior parte delle leggi viene approvata da due letture, mentre nel 25% dei casi, diciamo più o meno, quindi una volta su quattro, torna indietro almeno una volta. Non è solo così, ovviamente. Le Camere sono notoriamente inefficienti, perché, ad esempio, molte leggi non le fa più il Parlamento, le fa sostanzialmente il Governo e il Parlamento le approva soltanto, o a colpi di fiducia, oppure per decreto legge da approvare e convertire soltanto, e roba del genere. Quindi possiamo parlare anche delle leggi delega, cioè delle leggi schematiche che vengono fatte dalle Camere e poi vengono date al Governo, il Governo le riempie un po' col cavolo che gli pare, entro quei limiti che sono stabiliti dalle Camere, e così via. Quindi in pratica attualmente la questione legislativa non è in mano al potere legislativo, ma è in mano all'esecutivo, cioè al governo. E questa è una cosa abbastanza anticostituzionale, ma si fa perché le Camere sono abbastanza inefficienti. L'intenzione, buona o cattiva che sia, di questa riforma è di rendere il Senato meno importante e far approvare la maggior parte delle leggi soltanto alla Camera dei Deputati. La maggior parte delle leggi, il Senato approverebbe alcuni tipi di legge insieme alla Camera, rifacendo il discorso del bicameralismo, ma solo in alcune materie che sono specificate nell'articolo 70 della nuova Costituzione. Quindi in alcuni casi ricomincerebbe quel discorso che vi dicevo prima.
Inoltre il Senato verrebbe riformato, non sarebbero più 315 senatori, ma 100, formati da 95 rappresentanti degli enti locali e 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Quelli a vita andrebbero a scadenza, tra virgolette, naturale e sostituiti piano piano da senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Quindi un meccanismo che è abbastanza noto, per esempio, in altri paesi. Una delle due Camere non si rinnova con le elezioni politiche, si rinnova man mano che vengono rinnovate regioni, comuni, eccetera. Quindi cambiano i senatori un po' alla volta nel tempo, non solo quando si va a elezioni. È una cosa appunto che altri paesi già sperimentano. In questo modo, sempre nella buona intenzione di chi ha proposto questo sistema, gli enti locali non sono a riunirsi come ANCI soltanto, come tavolo delle regioni, eccetera, ma sono direttamente in Parlamento a partecipare alle leggi, a scrivere le leggi. Ovviamente la intenzione è buona, poi magari sarà tradita dai fatti, eccetera, uno potrà giudicare cattiva questa riforma, però questa è. Passiamo avanti al prossimo argomento, riforma del titolo quinto. Cos'è il titolo quinto della Costituzione? È quella parte che dice quali sono i poteri in mano alle regioni, province, comuni, eccetera. In verità sono ambiti di legge, cioè ambiti in cui possono legiferare, quindi fare decreti, leggi regionali, comunali e così via. Ci sono degli ambiti, ad esempio sappiamo la sanità e così via, in cui regioni e Stato, e anche enti locali e Stato, si sovrappongono, sono materie cosiddette concorrenti. Cioè tutte e due possono legiferare. In questo modo cosa succede? Che spesso si pestano i piedi l'un con l'altro, perché non è che vadano sempre d'amore e d'accordo, e quindi vanno a fare ricorso. Corte Costituzionale, sono decine e decine e decine di ricorsi ogni anno. Non è solo questo il punto anche è che ci sono delle regioni che su alcuni ambiti possono legiferare in maniera molto diversa. In alcuni casi è un bene, è la ricchezza del nostro paese, in altri casi è un male, perché si creano delle disparità e quindi delle incongruenze tra una regione e l'altra, tra un comune e l'altro e così via. La riforma cosa fa? Riassegna qualche competenza, per esempio questa, allo Stato ed elimina le materie concorrenti, cioè le divide in maniera tale che si sappia quali sono gli argomenti su cui può lavorare lo Stato e quali sono gli argomenti su cui possono lavorare gli enti locali. Inoltre vengono formalmente eliminate le province che in questi anni sono state praticamente svuotate e sulla cui abolizione c'è stato anche un video live che è nel mio canale in cui mostravo con Luca Beccaria che si è sempre interessato di enti locali e di questo argomento, che è stata per noi una spesa di diversi miliardi. Però a prescindere da questo, noi ormai, come si dice, cosa fatta capo a, e andiamo avanti e cerchiamo di capire se questa riforma va bene oppure no. Quindi sono divise tra di loro queste materie per tipo di intervento, e lo Stato si riappropria di qualche materia, tipo i trasporti e l'energia. Inoltre, se c'è una materia o un ambito che non è previsto da questa riforma costituzionale, si prende per default, si assume che è dello Stato, e lo Stato comunque sia potrà intervenire quando c'è un dissesto anche finanziario, per esempio di un ente locale, che manda un po' i conti all'aria e arriva il commissariamento anche in quel caso. Quindi non solo per i comuni con infiltrazione mafiosa, eccetera, ma anche in altri casi. Inoltre, per questioni di interesse nazionale o di congruenza delle norme, lo Stato può giocare il jolly, può dire no, fermi tutti, qui decido io. Va bene o va male, anche qui ci sono degli aspetti positivi o negativi che tutti potranno trovare, poi ovviamente per simpatie sarete sicurissimi che la ragione sta da una parte o dall'altra. Però, insomma, giudicate voi in base non solo a quello che vi dico io, magari in base anche a quello che trovate in rete per approfondire. Il referendum abrogativo, così come lo conosciamo, non cambia un granché. Si raccolgono sempre 500.000 firme e
vale il suo risultato solo se si presenta a votare il 50% degli aventi diritto al voto. In pratica il 50% di chi ha diritto a votare per la Camera dei Deputati, attuale o futura. Nella riforma costituzionale però è previsto, diciamo, un super referendum, cioè se si presentassero 800.000 firme, allora a quel punto il quorum non sarebbe più il 50% degli aventi diritto al voto, che come sappiamo è spesso difficile da raggiungere e provoca le campagne per l'astensione, non per il no. Quindi chi non è d'accordo per un referendum spesso consiglia di non andare a votare, ed è anche un buon modo per chi è per il no di far valere le proprie ragioni. Ma se nel futuro venisse approvata questa riforma e si raccogliessero per un referendum abrogativo 800.000 firme e non solo 500.000, beh, il quorum scenderebbe al 50% dei votanti alle ultime elezioni politiche. Quindi, per esempio, se si presenta per la Camera dei Deputati, per il Parlamento, si presenta il 60%, allora a questo punto i referendum successivi avrebbero un quorum del 30% degli aventi diritto al voto, cioè la metà di chi ha votato come numero. Quindi capite che con questa riforma un super referendum avrebbe ottime possibilità di essere comunque valido, e quindi ci sarebbe una campagna non per ignorare il referendum, ma per il sì o per il no, perché sarebbe molto rischioso dire a chi è per il no di non andare a votare per cercare di farlo fallire e poi magari trovarsi che per un pelo viene approvato e diventa valido, e non aver potuto mandare la gente che non era d'accordo alle urne per poter sperare di vincere. Quindi è molto interessante. Per me molto meno, personalmente, perché io credo che il 90% dei referendum, forse anche di più, siano inutili come questo, perché non perché sono antidemocratico, ma perché solitamente ci interpellano su questioni molto difficili che spesso noi non capiamo, e quindi siamo costretti a votare per simpatia o antipatia, oppure, beh, vediamo un po' se quello che mi sta simpatico è d'accordo o no, e io voto di conseguenza. Lo sanno che noi votiamo così per lo più, e non c'è modo di farci cambiare, ma voi che magari mi state seguendo, che cercate sempre di capire il merito della cosa, magari ogni volta che c'è un referendum vi trovate a studiare e veramente vi sentite anche soli in questo studio, mentre intorno tutti fanno propaganda perché bisogna votare sì o no a seconda di chi è simpatico o meno, come è successo per il referendum sulle trivelle, che doveva essere un voto contro Renzi, e si è visto che voto contro Renzi è stato. Non è importato a nessuno il giorno dopo il referendum, ovviamente. Come succederà anche questa volta, penso. O no? Boh, non importa. Conclusione. No, mi ero dimenticato una cosa. Le proposte di legge di iniziativa popolare, beh, non riguardano esattamente il referendum, però adesso sono previste 50.000 firme, vengono presentate in Parlamento e poi vengono messe in un cassetto. Le firme necessarie con la riforma saranno 150.000, ma ci sarà l'obbligo di discussione in Parlamento di queste leggi. Ma di queste e di altre cose, dettagli che ho dovuto tralasciare, questo piccolo video, ne parliamo dal vivo giovedì 24 novembre alle 21, quindi preparate le domande che volete, eccetera, spero di esservi utili. Va bene qualunque tipo di domanda, non c'è problema, se non so rispondere io magari qualcun altro molto documentato potrà rispondere, quindi ci saranno poi sicuramente, lo so, persone che mi seguono che sono addirittura nei comitati per il sì e per il no, quindi parteciperanno sicuramente anche loro, e quindi potranno dare una loro risposta nel caso anche in cui io mi trovassi in difficoltà. Quindi tutti in live giovedì 24 alle 21, e
fatevi una bella pensata sul referendum, informatevi bene, soppesate e decidete. Non ascoltate quelli che vi dicono vota a favore o contro perché c'è quello o quell'altro, perché il giorno dopo il voto l'unica cosa che importerà sarà se questa riforma sarà stata approvata o meno, e quindi se non sarà approvata potrebbero passare altre decine di anni prima di una nuova riforma, oppure avremmo fatto benissimo a fermarla perché era tremenda, oppure viceversa potrebbe succedere che sarà approvata e quindi sarà un cambiamento per i prossimi, che so, 100 anni, non lo sappiamo. La cosa importante è cercare di capire che questo voto è comunque un voto, quindi è importante farlo coscientemente. Non ci saranno rivoluzioni né positive né negative se dovesse passare o meno questo referendum, in qualunque caso e in qualunque modo voi la vediate. Quindi sangue freddo, calma, pensateci, valutate se avete la curiosità di seguire la cosa giovedì alle 21 nel mio canale YouTube. Grazie.